Thank you.
in Gesù morto e redenta la nostra morte, in Lui risolto tutta la nostra vita. Per questo, insieme agli angeli e ai santi, vediamo l'inno della tua gloria. Thank you.
Dio è quello di presentarci dinanzi al Padre, spalancare le nostre braccia e dire: Signore, tu sai, conosci le mie opere, non c'è bisogno che ti dico quello che devi fare con me o quello che devi fare per me. Tu sai che, Signore, che sono mancante, tu sai, Signore, che non posso farci nulla, non posso salare il mio debito, trattami secondo i miei bisogni. Poi qua c'era una sorellina che durante la lode non alzava le mani, diceva: ciò che non mi dispiace, ho dolore alla schiena, malattia, dolore, Signore, quando tu mi hai, ho dolore alla schiena, mi sento male, sto male, sono da rottamare, sono stendi le mani, e lode, Signore, è vero, la lode stanca, se puoi alzare le mani, oppure con le mani alzate, se fa un altro, ti stanca, e gli stancati, gli si stancano, però la preghiera è un esercizio, un lavoro, una palestra spirituale, ma quando la nostra anima diventa forte, diventa un piacere la lode, diventa un piacere rimanere le mani verso Dio, e diventa un piacere vedere come Dio sistema le cose, tu basta che alzi le mani, il Signore ti fa vincere, come Mosè alzava le mani, e poco di che diceva così gli amalecchiti, non faceva la bocca Mosè, alzava le mani, e quando si stancava c'era come da un lato oppure dall'altro che gli alzavano le mani, perché non c'era piacere. Noi proprio ce la facciamo, chiediamo aiuto, chiediamo aiutare. Tu alzi le mani verso il cielo, tu Dio sceglierà le sue mani, lo vedrà e te sulla terra. Gloria. Padre, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grazie, Signore. Ma passare questo momento di concedere di venire alla pace in tutti i giorni, nell'attesa che si compia la beata speranza intorno al nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù, nello spezzare il pane, e riconosce